Sinodo in greco significa la stessa immagine condivisa, mettere insieme le immagini, syn eidon. E già il nome credo che dica un po' l'obiettivo, la speranza di questo cammino che tra poco cominceremo. È cercare di mettere insieme, ma in senso di fare dialogare, le immagini di chiesa che vogliamo proporre, ma soprattutto l'esperienza di chiesa che vogliamo essere. Il sinodo è sicuramente una grazia, chiamiamola così, è un'opportunità, non è un miracolo, non sarà credo un miracolo, non lo carichiamo di aspettative più ampie di quelle che effettivamente ci sono, però la grazia c'è ed è grande, ed è la grazia di cominciare a sentire davvero la Chiesa come una realtà viva. Una realtà viva perché? Perché ognuno di noi è partecipe ed è responsabile di questa comunità e di questo cammino. Il sinodo è un evento che dovrebbe aiutarci a convertirci dentro, che vuol dire ad imparare un nuovo stile che magari assomiglia tanto allo stile della Chiesa antica. La Chiesa antica spesso si riuniva in sinodi e che poi per tanti motivi, anche motivi numerici, non solo motivi storici, pian pianino si è perso. Qual è questo stile? Il primo è uno stile di ascolto. Se dobbiamo mettere insieme le immagini che abbiamo di Chiesa, perché queste immagini parlino tra di loro, bisogna che diamo a tutti la possibilità di parlare e che queste parole non cadano nei baratri dell'indifferenza o dell'aggressione. Sapete che nel piccolo piccolo piccolo, anche nelle riunioni a volte all'interno di una parrocchia o di una unità pastorale, c'è gente che parla sempre e c'è gente che non parla mai. E quando si azzarda a parlare, ma ci sono sguardi, ci sono sorrisini, qualcuno aggrotta le sopracciglia, non è il caso di Don Giampaolo, ma dico parlo in generale, e questo non è bello, non è sinodale, non dice che ci stiamo convertendo a un ascolto che è vero, che è vero. L'ascolto genera accoglienza. L'altra caratteristica che la Chiesa dal Sinodo, non solo dal Sinodo, innanzitutto dal Vangelo, ma dal Sinodo dovrebbe imparare, cioè una Chiesa che non fa paura quando la avviciniamo, una Chiesa che non sentiamo con una spada sul nostro collo. Papa Francesco è uno che sta mostrando molto questo stile, una chiesa accogliente in cui tutti sono a casa. Dall'accoglienza nasce la verità, terzo stile del sinodo, che vuol dire, se mi permettete, avere il coraggio di discutere e di discutere realmente sui problemi che ci sono nella Chiesa, tra di noi, e sui problemi che la Chiesa ha con il mondo e che a volte sono tanti, direi troppi, in alcuni versanti. Non capite perché iniziamo un combattimento di box e vediamo a forza di argomenti chi ha più ragione, chi vince, chi si difende meglio, chi vende meglio la propria idea. Ma perché la verità nella Bibbia è sempre relazionale, è incontrare il mistero di Dio che parla nell'altro. E quando la discussione è vera, quando il confronto è vero, quando non abbiamo paura di chiamare le cose con il loro
qualcosa non va, stiamo sempre facendo un atto di culto, stiamo sempre in qualche modo lodando Dio. Dalla verità nasce poi l'impegno. Il sinodo non dovrebbe essere nel piccolo e nel grande una serie di bei discorsi o di bei documenti. Ci saranno anche quelli probabilmente, credo che sia gli atti del sinodo quando saranno pubblicati, probabilmente non saranno un librettino, ma al di là dei discorsi il sinodo è tale perché invita a scelte concrete, se volete piccole, non eclatanti. Siamo nello stile del lievito, siamo nello stile del granellino di Stella, però il sinodo ci aiuterà a dire: questo si fa con tutti i tempi, con tutte le delicatezze, rimanendo attenti nel discernimento, cioè nel capire se effettivamente stiamo prendendo la direzione giusta. E questo si fa, ed è l'altra caratteristica dell'impegno, pensando alle persone, non pensando alle strutture, non pensando di autoconservare le strutture, che pur ci sono e sono importanti, ma pensando alle persone. Il sinodo dovrebbe convertirci talmente tanto da insegnarci un agire che colpisce al cuore gli altri, che ci insegna uno stile che porta buone notizie agli altri, che non si ferma, direbbe Papa Giovanni XXIII, alla sterilità dei lamenti, alla sterilità dei lamenti. L'impegno può portare anche degli errori in quanto tale, certo. Vi dicevo, il discernimento ci aiuta, perché dobbiamo sempre stare attenti a vedere se le scelte che stiamo facendo effettivamente parlano di qualcosa, cioè del mistero di Dio a qualcuno, e a un qualcuno che non è generico ma è concreto. Però il rischio di non vivere l'impegno è quello sicuramente di non sbagliare mai, ma non sbagliare mai perché non si fa niente. In qualche modo si presenta una chiesa, vedete lo stile, che proprio perché magari rischia di non impegnarsi, si trascina, si lascia vivere, si è appoggiata ormai quasi inchiodata a quello che già sa, a quello che ha già fatto, a quello che già le ha dato successo. Nel sinodo, capite, a questo punto non ci sono i destinatari, non ci sono gli utenti, ma ci sono i soggetti, ci sono le persone, perché da subito questo stile dovrebbe essere evidente. Capite? Il sinodo non dovrebbe essere semplicemente, anche se serve anche questo, quattro persone che decidono sostanzialmente, si fa questo, si prepara tutto e poi si va alla votazione perché il documento venga approvato. Poi ci sarà anche questa fase nel sinodo sicuramente, ma capite, lo stile dice un'altra cosa, dice che il sinodo non ha utenti ma ha cristiani, soggetti, persone, relazioni che hanno il diritto di dire la loro, e magari la loro non è così banale come pensiamo. L'ultima cosa, perché vorrei rimanere dentro i tempi che mi sono stati, Giuseppe, sono dentro il perfetto, allora l'ultima cosa è: il sinodo è un'esperienza, proprio perché è un'esperienza di impegno, è un'esperienza dello spirito, è un evento spirituale, cioè è una realtà che ci insegna ancora una volta la docilità alla parola di Dio, la docilità alla logica del Vangelo. La spiritualità è preghiera sempre, probabilmente per il sinodo pregheremo tanto, pregheremo spesso, abbiamo bisogno di pregare per questo.
spirituale anche l'ascolto, è spirituale l'accoglienza, è spirituale il dialogo e il confronto, è spirituale l'impegno, è spirituale il discernimento. Io non so il sinodo che tema avrà, che frutti darà, ma se aiuterà ciascuno di noi a convertirci a queste dimensioni, che sono dimensioni sinodali perché sono dimensioni evangeliche, molto probabilmente il tempo che dedicheremo al sinodo non sarà mai troppo e sarà preziosissimo.